Allora, vediamo qui cosa ci hanno lasciato per la prossima riparazione. Un vecchio 1502. Ok, peccato che, come sempre, le indicazioni su cosa non vada sono carenti, ma il funzionamento generale. Vabbè, vediamo se riusciamo a capire cosa non va. Ma ti sistemeremo, ti sistemeremo. Allora, iniziamo con le cuffie, così che se dovrei dare qualche feedback audio riusciamo a sentirlo. Allora, direi di cominciare a controllare se può essere un problema software. Quindi con la tastiera andremo a vedere cosa può essere, cosa può essere. Allora, tu hai in uscita Type-C. Ok, quindi ci servirà questo adattatore. Allora, andiamo ad inserirla. Ok, e ora colleghiamo il cavo della tastiera. Vediamo se riusciamo a individuare un possibile problema. Allora, l'accesso, allora, nome utente, ok, password. Fortunatamente questo modello ha già un piccolo monitor, altrimenti non riusciremo a fare molto. Allora, richiamiamo il terminale. Sì, effettivamente c'è proprio qualche anomalia, però sembrerebbe essere più a livello hardware che software. Proviamo comunque per sicurezza a fare un controllo generale. Periferiche risultano collegate. Ok, potrebbe essere un problema di alimentazione, vediamo se. Qualche filo deve essersi staccato, mio caro. Oh sì. Già. Allora, lasciamo collegata la tastiera, così se abbiamo qualche problema dopo riusciamo a utilizzarla subito. E direi che è il momento di intervenire con gli strumenti. Allora, ci servirà sicuramente questo, le punte e questa chiave. Allora, cominciamo ad aprire lo sportellino, vediamo. Sì, dovrebbe andare questa. Dovrebbe essere adatta. Vediamo se riusciamo a individuare se c'è qualche problema. Beh, sicuramente anche la polvere non è di aiuto, eh? Nel tuo caso, mio caro 1502, no. Qui c'è veramente parecchio sporco, ma parecchio tanto, parecchio parecchio. E poi se non vedo male, vediamo se riesco ad aiutarmi con questo. Sì, sembrerebbe proprio un cavo scollegato. Sei fortunato, 1502, molto, molto fortunato. Allora, direi di iniziare a prendere il nostro pennello per la pulizia e
accumuli di polvere. Ma ti risistemo io senza problemi. Non sei il caso più complicato che mi sia passato sotto mano, tranquillo. Più che un pennello servirebbe un aspirapolvere, però lo spazio è anche quello che è, in effetti. Pulitissimo, ma riusciamo a lavorarci. Allora, ora dovrò scollegare un attimo le tue periferiche, altrimenti rischio di prendermi anch'io una bella scossa e non è il caso. Ok, conferma. Scollegate. Allora, poi con quest'altra, questa zona, vediamo se riusciamo. Qua. Fissarti questo elemento con questa catena. Allora, vediamo un po' la distanza. Potremmo anche richiuderlo un paio di volte in realtà. Allora, facciamo così. Si dovrebbe andare. Allora, probabilmente sentirei come un piccolo solletichio mentre vado a bloccare questo sportello con la catena così da poter lavorare agevolmente. Ok, per sicurezza usiamo anche due di queste così che rimanga ben ferma e stabile. Una e due. Ora, vediamo se riusciamo a recuperare questo filo. Qui c'è ancora da svitare questo pezzo qui. Ok. Sì, anche queste viti non sono più propriamente a norma, eh. Vabbè, però sei proprio modello vecchio, quindi dubito che te le sostituiranno mai. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare questo filo in qualche modo. Staccato da entrambi i lati proprio. E qui è anche abbastanza rovinato, devo dire, in effetti. Sembra un po' cotto. Lo sostituiremo. Questo lato invece è ancora in ottime condizioni, quindi possiamo anche solo andare a tagliarne una parte. Dovrebbe essere funzionale. Ok. Allora, intanto andiamo a riaprire questa parte qui. Ok, così da riuscire a riagganciarlo correttamente. Prima controlliamo effettivamente che fosse solo questo il problema. Adesso, essendo totalmente staccato, non dovrebbe più
rilevarlo. Sì, infatti tutto il tuo lato inferiore risulta proprio scollegato. Sì, bene. Almeno ci evitiamo anche le scosse. Allora, andiamo a riagganciarlo. Prendiamo anche. Vediamo. Questa pinza, così andiamo a. Questa dimensione dovrebbe andare sufficientemente. Direi. Ok, nuovo. Così che riescano ad entrare giù a fondo, effettivamente è un attacco particolarmente datato e vabbè. Facciamo solo un check, dovresti essere ricollegato nella parte inferiore, on the lower side. Riesci a muovere le gambe? Prova, fai un tentativo. Ok. Sì. Percepisci strani effetti? No. Ottimo, ottimo, direi che il problema poteva essere quello. Allora fammi chiudere di nuovo qui gli agganci del cavo e questa volta li chiudiamo un po' meglio di quanto ha fatto il mio collega, perché altrimenti tu fra 2 settimane sei di nuovo qui. E preferirei non vederti per almeno un paio di anni, mio caro 1502. Oh, sì. Bene. Allora, direi che possiamo richiuderti, ma io per sicurezza, visto che sei un modello comunque abbastanza datato, sì, direi che è il caso proprio di avvolgere questa zona con del pluriball. Così che rimanga insomma priva di rischi almeno per un paio di settimane. Allora adesso l'avvolgiamo. E la fissiamo. Mi senti? Correttamente. Benissimo, benissimo. Allora, per sicurezza andrei anche a fissare un attimo con queste fascette, che non si sa mai. Ok, una. Prendiamone ancora un'altra. Se ne ho altre, eccola qui. Così, una a destra e una a sinistra e. Siamo a posto, ok, mettiamolo giù. Benissimo, benissimo, direi che possiamo andare a richiuderti. Allora, prendiamo le nostre viti, anche sono più a norma, e via. Ok. Nostre 2 pinze, una e due. Benissimo.
telefono assieme, almeno non ce le perdiamo per strada. E anche la catena. Ok. Anche adesso dovresti sentirti più libero di muoverti, è corretto? Bene, benissimo. Allora, prima di richiudere lo sportello generale, controlliamo che effettivamente il resto sia tutto in ordine. Allora, password. Ok. Sai dirmi se erano presenti altre problematiche? No. Vabbè, giustamente. Ok, no, però non rilevo altri problemi, quindi direi che possiamo andare a chiudere anche il generale. Allora, ecco qui. Altra vite. Funzioni questi 1502 che possiamo farci. Vabbè, finché funzionano i modelli vecchi va sempre bene, no? Ok, allora segniamo sul tuo software che riparazione effettuata. Ok, data di oggi. Tecnico perfetto. Ok, allora data di ripristino attività, fissiamo la data di domani dal giusto orario, quindi 8:30. Perfetto, sarei di nuovo operativo. Fino ad allora rimarrai in stand-by. Come sempre, insomma, non è la prima riparazione che esegui, vedo, quindi sai già come funziona. Perciò, stand by. Ok. Allora, inizierai probabilmente a percepire un calo di energia da qui a qualche istante, che ti porterà ad una visuale nera. Tranquillo, è normale, stai soltanto andando nella modalità stand by. Io nel mentre compilo anche il tuo cartellino. Allora. Riparazione 11 20, ok. Tecnico R, perfetto. Avvio fissato per 11 20, ok. Ed ora abbiamo detto 8 e 30. Ottimo. Allora spero di non rivederti presto, spero di aver fatto bene il mio lavoro e goditi le tue ore di stand-by. Ciao.